Si avvicina la Pasqua e noi non ci faremo trovare impreparati. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Benvenuti con un gran sorriso perché si avvicina una delle feste più dolci dell'anno. La Pasqua, la festa che sa di primavera, la festa che sa di aria nuova, di rinnovo, di vita che si rinnova. E proprio questo oggi andremo a celebrare con un lavoretto carino e semplice. Un lavoretto che sappia di primavera e di natura. E allora oggi vi insegno a fare un bigliettino carino carino, tutto fatto solo di cose semplici e natura. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere cosa combiniamo insieme. Ed ecco l'occorrente per preparare il nostro bigliettino pasquale. Quest'anno la Pasqua è all'insegna della natura, su Arte per te, almeno per questo bigliettino. Allora, ci occorreranno delle foglie, delle normalissime foglie, queste con la forma tipica delle foglie. Ora, non so, queste le ho prese per strada da un rampicante. Qualunque foglia che abbia questa forma, tipicamente a foglia, insomma così. Poi non posso dirvi il materiale esatto, io qua ho dell'asparagus, poi qualche rametto, io qui ho del riso, qualche rametto di riso, ma voi prendete tutte le cose che trovate perché non c'è un ordine, e della raffia naturale. Poi ci occorreranno, la cosa più importante comunque sono queste foglie a forma di foglia, mi raccomando. Poi un tagliabalza, una matita, un paio di forbici e un piattino su cui stempereremo dei colori acrilici. Ci serviranno soprattutto il giallo, l'arancio e qualche tono di bruno, forse, vedremo insieme. Un pennello, la blocca attaccatutto della Vinavil, della colla vinilica, e poi naturalmente le carte con cui creare il nostro bigliettino. Vanno bene tutte quelle che sono le carte naturali. Vi ricordate la simil carta di riso che abbiamo fatto insieme? In questo caso è perfetta. Simil carta di riso, simil carta di riso, simil carta di riso con varie foglie. Vedete come si è mantenuta perfettamente bene e i fiori hanno tenuto il colore? Visto, mi chiedevate se poi sarebbe andato via, e ancora i colori sono vividi e intensi. Oppure potete usare una carta, vedete, questa è carta banano, sottilissima, e questa mi pare sia la carta cocco, ecco qua, bella tutta fibrosa, una di queste carte naturali che sono molto belle sia a vedersi che al tatto. Naturalmente scegliete un colore che si addica al periodo pasquale. Io per questo lavoretto scelgo una carta che ho fatto insieme a voi. Userò con voi la carta paglia che abbiamo fatto insieme quasi forse un anno fa. Vi metto qui il video per accedere vi metto qui il link per accedere al video sulla carta paglia, mentre nel box informazioni i link alla playlist di tutte le carte homemade fatte con Arte per te. E poi, già che voglio dare un tono naturale, ci servirà quindi una squadretta, un cartoncino per l'interno, ho scelto l'azzurro come colore, un ferro da stiro, state attenti a non bruciarvi, e un canovaccio. Come prima cosa devo stirare le foglie per renderle piatte, quindi o le cogliete molto tempo prima e le mettete all'interno di un libro, oppure fate come me. A noi non serve che mantengano il colore perché dovremo comunque pitturarle, quindi prendiamo un canovaccio, apriamo la nostra fogliolina all'interno del canovaccio e con il ferro da stiro rovente tiriamola e schiacciamola in modo che perda tutta l'umidità. Diventerà marrone quasi subito, perderà il verde, ma a noi, ripeto, questa cosa non interessa. Bene, adesso una volta essiccate le foglie, lasciamole ben pressate in forma sotto qualcosa, in modo che loro non perdano la forma che hanno preso. Come prima cosa preparo una forma, mi preparo una sagoma con una parvenza di metà uovo di Pasqua, diciamo, ok, e lo ritaglio
Quindi prendo quello che sarà il mio bigliettino, sarà questo, lo divido a metà e stabilisco la grandezza del biglietto. Lo farò alto 13 centimetri circa, quindi 13, 13 di qua. E 13 di qua. Non sto segnando righe perché vi ricordo che queste carte vanno sempre strappate a mano. Quindi piegherò da punto a punto, piegherò bene, presserò con l'occhiello della forbice, quindi con le forbici stesse, con la lama andrò a strappare. Allora, quindi tagliato il rettangolino 13x13, prendo la mia formina di uovo e più o meno al centro ne traccio le due metà da una parte, quindi rigiro e dall'altra. Fatto ciò, elimino questa parte con il tagliabalza. Quindi prendiamo adesso il nostro cartoncino azzurro e prendiamone una striscia che sia almeno alta 14 centimetri perché voglio che l'azzurro fuoriesca dal mio cartoncino grezzo. Quindi 14, 14, allora 13 ci sta benissimo. Ok. E lo piego a metà. I colori vengono sparaflesciatissimi, non sono così in realtà, sono molto molto più tenui. E con le forbici, tutto attorno al cartoncino, lasciandolo così in doppio, pratico una serie di taglietti uno accanto all'altro che non siano più profondi comunque di mezzo centimetro, eh. Inseriamolo all'interno del biglietto originale e tracciamo anche qui molto delicatamente con una matita la porzione che rimarrà scoperta perché qui andremo a mettere il nostro soggettino naturalistico. Usciamolo da capo e prendiamo adesso i nostri pezzi di natura, diciamo così. Allora, abbiamo le nostre foglie, abbiamo qui il nostro agrifoglio. Ho recuperato anche un pochettino di mimosa, dalla festa della donna ancora resisteva, il mio riso. La prima cosa da fare è trasformare le foglie in qualcosa di diverso. Le foglie diventeranno dei simpaticissimi pulcini. Ogni foglia da una parte ha una parte più alta rispetto all'altra, che è questa qui. Dall'altra parte scende e subito dopo c'è una venatura. Voi dovete tagliare in corrispondenza della prima venatura, quindi guardate. In corrispondenza della prima venatura nella parte bassa. Voilà. Ecco qua. Ancora non vi assomiglia un pulcino? Aspettate un attimo. Prendo il piattino. Prendo l'acrilico giallo, prendo l'acrilico ocra. Miscelo i due colori e piano piano picchietto così su tutto. Scurisco un pochino qui. Ecco perché qui poi ci sarà l'aletta e creo un po' di ombreggiatura. Ok, e faccio asciugare. Ritaglio da un'altra foglia, sempre essiccata. Una sorta di aluccia. E allora, dalla parte finale della foglia, seguendo sempre le
venature, ritaglio appunto una fogliolina e con il giallo chiaro vado a pitturare tutto. Il fatto di tamponare è molto importante per lasciare più materia e dare quella sensazione appunto di piumaggio. Con un colore tipo Uniposca diamo un po' di arancione al becco e con un nero creiamo l'occhietto. Eccolo qui. Prendiamo il nostro biglietto, un po' della nostra natura e creiamo un po' di ambientazione per il nostro pulcino. Sporchiamo qualche fronda così con l'attaccatutto e andiamo a posizionarla un po' ad arte sul nostro bigliettino. Molto all'impronta, non c'è nulla di studiato qui, componetelo secondo il vostro gusto e secondo la natura che avete trovato. Adesso prendiamo un po' di colla, mettiamola qua al centro perché arriva il nostro attore protagonista, il nostro pulcino. E appiccichiamolo, il mio ancora è fresco. Ma voi aspettate che si asciughi tutto ben bene. Quindi metto anche la colla qui e attacco la luccia. E poi con un pennarello marrone tracciamo le zampine. Così, e mettiamo un po' ancora di erbetta a coprire. Guardate che carino. E adesso dobbiamo fare in modo che questo sporga da questo, la parte più difficile. Quindi con la Vinavil, piano piano, senza andare troppo vicino al bordo, spennello su tutta la parte rimanente fuori dal segno che avevo fatto prima con la matita. Non vi preoccupate anche se si sporcano pezzi di foglie, tanto la Vinavil poi, come sapete, diventa trasparente. Sporchiamo bene il dorso perché è la parte che dovrà agganciarsi molto bene, ma soprattutto sporchiamo bene il retro. E adesso chiudiamo e facciamo in modo che il tutto abbia un senso. Da questo lato, da questo. Voi aspettate che il pulcino sia asciutto, mi raccomando, schiacciate bene. E adesso, da ultimo, io poi leggo un po' di raffia tra le dita, stacco, ne taglio un po' e leggo al centro, faccio un fiocchettino, uno e due, sempre in raffia, punto di colla e appiccichiamo. Ultimo tocco pasquale, che è il fiocchetto. E voilà, il nostro bigliettino è pronto per trascorrere delle feste bellissime all'insegna dell'armonia e della natura. Mi raccomando, passate una serenissima Pasqua e questo spero sia un metodo per accostarvi ad essa in maniera veramente creativa, divertita e nello stesso tempo piacevole. Vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo.
Visto che è carino il nostro bigliettino di Pasqua fatto solo con poche foglie, un bel foglio di carta e tanta, tanta creatività. Bene, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, regalatemi un bel pollice in su. E perché no, di cioccolato fondente, il mio gusto preferito. Condividete questo video e vi aspetto sempre sia sulla mia pagina Facebook, che sul blog, che su Instagram, di cui vi lascio il link qua sotto nel box informazioni. Ma basterà cercare Arte per te sul motore di ricerca e uscirà da tutte le parti e in tutte le salse. Cercatemi in tutti i social e io sarò lì ad aspettarvi. Bene, non mi rimane che rimandarvi al prossimo video pasquale. Da Ombretta ed Arte per te è tutto. Ciao e buona preparazione alla Pasqua!